Butterfly, atto secondo. Passato un po' di tempo dal primo video, del resto tra il primo e il secondo atto sono comunque passati 3 anni. Da quella notte romantica che trascorrono insieme Butterfly e Pinkerton, sono trascorsi ormai 3 anni. Pinkerton se n'è andato e non ritorna più, o almeno, insomma, vabbè, ora lo vediamo. E invece Butterfly aspetta continuamente il suo ritorno. È povera, è in condizioni di grande difficoltà perché la famiglia l'ha abbandonata, visto che lei aveva rinnegato tutti, e vive sola con la sua fedele Suzuki, che non è una moto ma è la sua servitrice, e canta subito all'inizio del secondo atto quell'aria famosissima che è un bel di vedremo, in cui sostanzialmente dice che lei, con fede incrollabile, aspetta, anzi si pregusta, già si immagina, si fa dei filmoni mentali, una trilogia praticamente, si pregusta il certo, certissimo ritorno di quella schifezza d'uomo che è Pinkerton. Aspetta e spera. Intanto arriva Sharpless, che ha una lettera di Pinkerton, perché questo non ha mandato notizie a Butterfly mai, praticamente, ha fatto quello che doveva fare, se n'è andato, partito per i sette mari, e cercherebbe anche di leggergliela, solo che è interrotto da una serie di cose. Intanto arrivano Goro, che è il sensale, quello che aveva combinato questo matrimonio farsa, insomma, tra Butterfly e l'americano, che ha un'altra proposta. Allora, per la legge, questa legge così giapponese vagabonda, l'abbandono del marito equivale a un divorzio. Quindi Butterfly potrebbe risposarsi, dovrebbe risposarsi. C'è pure un pretendente ricco, magari non particolarmente. Comunque, ricco Yamadori, insomma, si presterebbe. Invece lei non lo sopporta, lo schernisce. È uno che di moglie ne ha già avute, insomma, non è esattamente, ecco, il top che cui uno possa ambire. Comunque, sempre meglio di quello là, e garantirebbe almeno un po' più di sicurezza economica. Invece Butterfly lo piglia in giro, lo manda via in malo modo e non ne vuole sapere, perché lei dice di essere la signora Pinkerton, lei è sposata. Sharpless a questo punto cerca di leggere questa fantomatica lettera. Nella lettera c'è scritto, è una lettera a Sharpless, e tra l'altro non è una lettera per Butterfly, cioè sottolineiamo un attimo la meschinità di quest'uomo, che non scrive neanche a lei, scrive al console chiedendogli la grazia di andare da lei, e se per caso lei lo ricordasse ancora, dovrebbe prepararla al colpo. Il colpo è, lo vediamo adesso qual è il colpo, insomma, il colpo è che lui, altro che dimenticata, dimenticata e stradimenticata, si è sposato con la sua vera moglie americana e arriva di lì soltanto perché la nave faceva scalo. Lui non riesce a leggere questa lettera perché Butterfly interrompe continuamente, gli chiede anche, insomma, notizie, vuole sapere se è vivo, quando tornerà. Lui le aveva detto che sarebbe tornato quando il pettirosso faceva il nido, vuole sapere se i pettirossi americani fanno il nido una volta ogni 3 anni, ogni 5, insomma. Del resto Butterfly è una ragazzina. Quando Sharpless, un po' spazientito, le dice: ma se Pinkerton non dovesse dormire, tu ma che cosa fai? E lei gli dice che o torna a fare la geisha, oppure l'alternativa è la vita con il disonore, non è possibile. E quindi, insomma, ventila l'ipotesi di togliersi la vita. Poi però gli sbatte sulla faccia il risultato della sua unione con Pinkerton, perché lei ha un figlio. Un figlioletto che di solito arriva sulla scena e ha un'età variabile tra i 5 e 7, no, perché dipende dagli allestimenti che riescono a trovare. Nell'ultimo che ho visto era un bambino veramente delizioso e che recitava anche con già una maestria, nonostante la giovanissima età, perché avrà avuto 5-6 anni. In teoria dovrebbe averne un po' più di 3, però è chiaro che, insomma, far recitare un bambino così, e quindi sono sempre dei bambini già in fase prescolare, diciamo così. Con questi capelli d'oro schietto, tra l'altro, lei dice, ricciolini d'oro, qualcosa del genere. Poi spesso arrivano questi bambini con queste zazzere multicolori vabbè, questo è un dettaglio. Mi fa sempre molta tenerezza questo momento sulla scena. Comunque, Butterfly gli dice: questo bambino qua come lo mettiamo? Pinkerton non lo sa.
Non lo sa perché lei non gliel'ha mai detto, non si sono mai scritti né nulla, e quindi Pinkerton ha questo figlio che non ha mai riconosciuto. Questo figlio per Goro è un problema, anzi Goro inizia a insinuare delle cose molto brutte, se questo figlio non è riconosciuto è un bastardo, come si diceva, e quindi andrà incontro a un avvenire estremamente triste. A questo punto, quando insomma le voci cominciano a farsi concitate, colpo di cannone, colpo di scena, che annuncia la nave che arriva nel porto. Butterfly è felice perché dice: avete visto, stavate menando tanto, invece lui è tornato a prendermi. E devasta il giardino, prende tutti i fiori che ci sono per abbellire la casa e per preparare la casa e se stessa, anche perché poi si rimette la veste da sposa, si guarda allo specchio, si trucca un po' perché dice che i 3 anni di dolori e povertà l'hanno cambiata e si predispone ad aspettare. Passaggio tra la prima e la seconda parte del secondo atto è una scena bellissima perché è il momento del coro a bocca chiusa. Butterfly e il piccolo figlio e poi la sua servitrice Suzuki aspettano e nell'aspettare per tutta la notte, lui che non arriva naturalmente, scende la notte e si sente questo pezzo di bravura del coro, il coro a bocca chiusa, che è di una dolcezza, una delle pagine più belle, più poetiche dell'opera. Arriva l'alba e si sente insomma la concitazione dei marinai e Butterfly è seduta ad aspettare. A un certo punto Suzuki le dice di riposarsi, insomma che l'avrebbe avvisata e mentre Butterfly dorme arrivano Pinkerton e Sharpless. Non arriva da solo lui, arriva accompagnato e non vuole parlare con Butterfly, vuole parlare con Suzuki e la prega di essere gentile, insomma, di preparare Butterfly al colpo. Il colpo è il seguente: lui è stato avvisato che ha un figlio e il piano è questo: mandare in avanscoperta la moglie, Kate, a parlare da donna a donna con Butterfly e chiedere a Butterfly il bambino che loro avrebbero adottato e cresciuto perché come figlio di Pinkerton naturalmente avrebbe avuto insomma un'altra vita, tutte altre possibilità. Questo è il momento, insomma, anche da mamma assolutamente straziante. Quando Butterfly si sveglia, un po' dai volti di tutti capisce che c'è qualcosa che non va e poi vede quella donna nel giardino che dice mi fa tanta paura. C'è il momento, c'è il dialogo, c'è il confronto tra queste due donne che hanno l'unica cosa che hanno in comune è di nutrire dei sentimenti immeritati per lo stesso idiota. Lei dice a Kate, sotto il gran ponte del cielo non c'è donna di te più felice. Cioè, ma che felice che hai sposato un deficiente, ma comunque accetta di dare suo figlio a un'altra perché sarebbe la cosa migliore per il figlio e però un'unica condizione, lo darà ma soltanto a lui, cioè chiede di vederlo un'ultima volta, poi da qui si piange e basta, perché qui lei saluta in maniera straziante il figlio, un saluto in cui cerca di farsi guardare in volto perché del volto della madre resti una traccia negli occhi del figlio e poi mentre lui gioca lei lo benda e con la stessa lama con cui si era tolto la vita al padre si toglie la vita lei stessa. E quando Pinkerton arriva e arriva troppo tardi, come capisce troppo tardi, fa tutto troppo tardi Pinkerton, urlando il suo nome, la trova riversa a terra. Non c'è niente da dire sul finale di quest'opera, è soltanto uno strazio infinito, non c'è nulla da ridere, non c'è. È un'opera che guardiamo e ci commuoviamo e siamo molto empatici nei confronti della povera Butterfly, però mi viene da dire quante povere Butterfly ci sono.
costrette a volte a non avere scelta tra una vita di disonore. Quante ce ne sono state? Non è che poi uscita quest'opera si sia mai aperto un grande dibattito sul fatto che, eh sì, è così, l'americano è arrivato, poi si è risposato, cosa doveva fare? Certo, giusto, perfetto. Basta.